Lo stupore, solo lo stupore conosce. Sono intuizioni, quelle di Don Luigi Giussani, che ci stanno accompagnando in questo nostro riflettere, profonde e alcune volte, lasciatemelo dire, anche un po' complesse da comprendere. Però noi cerchiamo di renderle un po' più semplici, perché Giussani era un uomo profondo, un uomo autentico, un uomo di grande cultura, e quando tocchi il profondo non sempre questa profondità la puoi narrare, non sempre la puoi descrivere, anche se lui ci è riuscito bene con il suo stile. Allora diceva: lo stupore, solo lo stupore conosce. E vi è una sua affermazione che deve farci riflettere, quando dice che la fede nasce come riconoscimento della ragione. Chi ha anteposto, o meglio, contrapposto la fede alla ragione, la ragione alla fede, abbiamo visto nella storia della filosofia, nella storia della teologia, nella storia del pensare umano, abbiamo visto che si è sempre fallito. Giovanni Paolo II dice che la fede e la ragione, in fides et ratio, sono due ali della stessa persona. La fede e la ragione ci aiutano a volare, ci aiutano a stupirci. Quindi non puoi negare la collaborazione tra la fede e la ragione. Direi una coesistenza tra ragione e fede, anche se ci sono ragioni, come diceva Blaise Pascal, che la ragione non può comprendere. Ma questo non vuol dire essere contrapposti oppure essere, inconciliabili al dialogo, no. La fede nasce come riconoscimento della ragione. Il mistero, per esempio, il mistero dell'incarnazione, il mistero della risurrezione, il mistero di questo Dio che ci ama, questo Dio che è misericordia, è certamente un mistero a cui noi dobbiamo accostarci con la ragione, ma poi il mistero diventa a un certo punto insondabile, come il roveto ardente di Mosè. Lì, a un certo punto, tu diventi grande, tu usi la ragione nel momento in cui ti fermi e sai adorare, perché la fede nasce non negando la ragione, ma riconoscendo la ragione. Fede e ragione. E questo mettere insieme fede e ragione ci aiuta a stupirci e a conoscere meglio chi siamo noi, chi è Dio e chi è l'uomo. Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!